nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celebriamo oggi la festa dei Santi Innocenti. Per la Santa Messa mi vestirò di rosso perché sono i martiri del Signore, i primi martiri che accompagnano Cristo, si uniscono al sacrificio di Cristo. E come fiori sbocciano, come fiori profumati attorno alla culla del Salvatore. La liturgia ci richiama al grido di Rachele, un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Il profeta poi aggiunge: tergi i tuoi occhi dal pianto perché Dio ti consolerà. Ma intanto la nostra attenzione su questo pianto di Rachele, sul pianto dell'umanità offesa, della madre degli uomini, tutta l'umanità che piange i figli uccisi, la strage degli innocenti che celebriamo nel mistero ci richiama alla strage di tutti gli innocenti del mondo, di ieri, di oggi e anche di domani. E il pianto dell'umanità offesa, il pianto della madre degli uomini, rappresentato in Rachele, perché i figli nati dall'amore vengono uccisi dall'odio. Ancora l'ombra del faraone si proietta davanti ai nostri occhi, che comanda che i figli maschi vengano uccisi. L'ombra di Erode si affaccia ancora una volta, comanda che i figli vengano uccisi, ma quanti innocenti vengono oggi uccisi, non tanto da Erode, non tanto da Faraone, quanto dal grande nemico, che come si serve di Erode, si serve di Nerone, si serve di altri, si serve anche di noi, per uccidere i bambini, gli innocenti, e il sangue viene sparso su tutta la terra. Quante tonnellate di sangue umano ogni anno viene versato sulla terra che beve il sangue dei suoi figli, il sangue che grida vendetta a cospetto di Dio. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere coscienti di questo dramma che vive l'umanità, e dobbiamo unire il nostro pianto al pianto di Rachele, al pianto delle mamme, al pianto degli uomini, al pianto dell'umanità, che poi è il pianto di Dio, che piange i suoi figli, nati dall'amore e uccisi dall'odio. Chiediamo perdono al Signore questa mattina di tutto il sangue innocente sparso, di tutti i bambini uccisi in tutte le maniere, da tutti gli erodi, da tutti i faraoni e da tutte le mamme che sono come il faraone e come Erode, perché in essi è venuto il nemico, il grande nemico, l'uccisore, colui che odia i figli degli uomini. Preghiamo il Signore perché purifica la terra di tanto odio, purifica la terra dei delitti che si commettono e gridano vendette davanti a Dio, ma purifichiamo anche le nostre coscienze, nella misura in cui tutti siamo colpevoli di questo sangue innocente sparso, e piangiamo questa mattina davanti al Signore. Un giorno la liturgia
si vestiva di viola, di pianto, pur nel clima natalizio. I crocifissi e le immagini venivano velate come il Venerdì Santo, perché tutta la Chiesa è in pianto. Oggi si è attenuato questo segno, ma non per questo cessa il dolore della Chiesa e dell'umanità per il sangue degli innocenti sparso e grida vendetta a cospetto di Dio, e questo sangue grava su di noi, sul mondo intero. Signore Gesù, che hai sparso il tuo sangue per noi, vaglio il tuo sangue sparso per i delitti degli uomini, a placare l'ira di Dio e a sommergere nell'amore l'odio, perché l'amore vince, la vita vince, ed è questa la nostra speranza, come dice qui il profeta: consolati, perché ancora c'è una speranza per te. I tuoi figli ritorneranno, i tuoi figli gioiranno, quei bambini che abbiamo uccisi, che sono stati uccisi, fioriscono di nuovo in un'altra patria, in una discendenza che scende i cieli e sta attorno al trono di Dio, e gridano gloria a Dio nell'alto dei cieli. Quella gloria che gli uomini uccisori non danno, lo danno i bambini uccisi. Amen. Spirito di Dio, scendici di noi, facci comprendere il dramma che noi viviamo, facci coscienti del delitto di cui tutti siamo macchiati, e facci pregare Dio nostro Padre perché si plachi nella sua ira contro l'umanità, perché il sangue del tuo figlio innocente sparso per tutti gli uomini vada a placare l'ira dell'Onnipotente. Ni ara ye ni anya maraya nagara ye namarama anagale yarana girano ayarana ye ni amaryo yuriri maraya manani mara nagare ni amari yana oye yana mantara Elina la Elina mina yana na no Warini ma ni na ni na 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 Yara ni ya no ni ya na ni ya ni Yari ni ya na ve na Yari ni ya na ya ni ma ni ya na Elene ni ni mi ni ya na Yara ya na na Ira na lu ye na na Pietami dal Signore del sangue sparso, lavati Signore, i gridi degli innocenti giungono fino a te. Vieni Signore, in mezzo a noi, io rimina una anima, i nichi di intimi alere, i arini ananno i Iuri namana, iurenti mana, serpenti narare. Dio della vita vieni, dona la vita ai innocenti, benedici questa terra, e la terra dia di nuovo le sue ombre, perché la crociata luminosa è scesa, e germineranno i nuovi figli. Che cantino le tue lodi, iuri di minti manuna go, ne amunasciura me sciorò. O terra, restituisci le tue ombre, perché diventano luciata del cielo, angeli santi che cantino al Signore. Vieni, spirito di vita, e in zuppa delle sangue dell'agnello, nel sole della terra.
nascono i nuovi uomini, nasca la nuova discendenza che gridi al Signore. Iarani, iarani, maieri, anono, o arini, mianante, lo conosci. Angeli del cielo, venite, angeli del cielo, venite, ed accogliete il nostro grido, portatelo al Signore. Iarani, iarani, maieri, anono, iarani, durante il mio andore l'anima non aia aranani nerana yamashuro turu. Cantiamo tutti al Signore con gli angeli santi, alleghiamo il Signore. Yarana yarana shurana no goyo murini nanuni malendi nana aniri ananerana era dritti alla nona maia yani nana yani nana yani nana rendina luna verde irindina manciu che lo do quindi diventa lode lode a Dio della vita, lode lode al Dio della vita, lode al Signore. Yana raio scelo raiera no dal sangue dei martiri, dal sangue dei bambini, fiorisce la terra e il profumo inebria il cielo. Iaruna in anorinu, o morendi in anantole te, pirinano la iaru cosci o corru. Adesso aspergiamo di acqua pura le nostre menti, i nostri cuori, la nostra vita. Aspergiamo anche la terra che si è insuppata del sangue degli innocenti, perché rifiorisca e il profumo salga al cielo come inno alla vita. Che hai dato al mondo il tuo figlio, perché con il suo sangue le rimesse tutti i peccati dell'umanità, noi ti preghiamo. Purifica il tuo popolo, Signore. O Gesù, agnello immolato, che con il tuo sangue togli i peccati del mondo, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito Santo di Dio, che ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, col soffio della vita, purifica il tuo popolo. Dio uno e trino che ci raduni oggi in questo santo tempio, in questo giorno consacrato al sangue degli innocenti sparso per Cristo, benedici il tuo popolo e il sangue di Gesù sparso su di noi sia remissione dei nostri peccati e benedizione per i nostri figli. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Noi ci pentiamo dei nostri peccati. Pietro arringa la folla e la folla grida: che cosa dobbiamo fare? E allora ecco la parola del Signore: pentitevi e ciascuno di voi si immerga nell'acqua di Cristo per la remissione dei propri peccati e dopo riceverete il dono della vita. Non ci resta, fratelli e sorelle, che pentirci dei nostri peccati e ricevere il dono dello Spirito, che è dono di vita nuova. Battiamoci tutti il petto in misura della nostra cooperazione allo spargimento del sangue, ma nella forza dello Spirito cantiamo la vita. Pentiamoci dei nostri peccati e riceviamo lo Spirito Santo. Egli ci darà la vita di Dio, che deve pulsare nei nostri cuori e deve riempire di nuovo la terra. Amen. Amen.
Preghiamo. Minuto in preghiera. Innocenti cantano con noi la gloria di Dio. Uniamoci tutti, fratelli e sorelle, a tutti gli innocenti morti che in questo momento cantano gloria al Signore per controbilanciare l'odio degli uomini. Uniamo il nostro canto al canto degli innocenti, al canto dei bambini che stanno attorno al trono di Dio, e a Lui, insieme con gli angeli, cantiamo in gloria. Si è vestito di rosso,
si è rivestita del sangue di Gesù che egli rappresenta in questo momento nella liturgia eucaristica. E nel sangue di Gesù c'è il sangue di tutti gli innocenti, di tutti i martiri morti per lui. Una liturgia fatta di mestizia per il sangue, ma una liturgia venata dalla speranza della vita. La vita sopprima la morte, l'amore trionfa sull'odio, Dio trionfa sul maligno. Ma non per questo dobbiamo sottacere il diritto dell'umanità, il diritto di cui si macchia l'umanità anche oggi. Noi siamo raccapricciati per la strage del faraone, prima lettura, per la strage di Erode, la lettura del Vangelo. Siamo raccapricciati per le tante stragi che succedono, visibili, ma non siamo raccapricciati soverchiamente dalle stragi che noi non vediamo e che vengono perpetrate ogni giorno nel mondo. Le stragi visibili di tanti bambini uccisi dalla fame, dall'odio, dalla guerra dei popoli insana e della strage invisibile di milioni e milioni di bambini uccisi dalle mani non di Erode né del faraone, ma delle mani delle proprie mamme, in cui si è infiltrato Erode, si è infiltrato faraone e dietro di loro il nemico della vita, colui che odia la vita e odia l'uomo, Satana. Dove c'è la morte c'è Satana, come dove c'è la vita c'è Dio. E chiunque sparge il sangue innocente, chiunque ha le mani di Satana, e il sangue grida vendetta davanti a Dio, ma l'amore di Dio è più grande di tutti i peccati degli uomini. L'amore di Dio vince tutti gli odi, l'odio di Satana che si moltiplica in tante e tante persone e macchia tante e tante mani. Ma non per questo possiamo tacere davanti al sangue che si sparge ogni giorno. Tutto il mondo è pieno di sangue perché il nemico odia l'umanità, la vuole distruggere, perché ogni uomo è Cristo, è l'immagine di Cristo, e il grande nemico vuole distruggere anche l'ombra di Cristo dalla terra, perché lo odia e odia noi, fatta di immagine e somiglianza sua. L'invidia tremenda del maligno e di tutti gli spiriti del male che vagano nell'aria seminano la morte sulla terra, la distruzione, ma è il Dio della vita che ha il trionfo. Ma non per questo possiamo tacere sul sangue dei nostri figli e delle nostre figlie che irrorano la terra, imbevono la terra, e il sangue innocente grida sempre davanti a Dio. Fratelli e sorelle, è un tema che ricorre sempre, ma è un tema attuale. Il sangue che vediamo e il sangue che non vediamo. Il sangue che deploriamo perché i giornali ce ne parlano. Quante stragi nel mondo, quanti attentati, quante violenze. E non tutto ci dice la stampa. Quanti bambini muoiono di AIDS
per i peccati degli uomini, quando i bambini muoiono di fame, anche questo è sangue versato sulla terra per colpa dei grandi, per colpa nostra, per la noncuranza dei potenti della terra che hanno in mano i beni degli uomini. Tutto grida vendetta a cospetto di Dio. E poi c'è la grande strage degli aborti. Milioni e milioni. Qui si macchiamo tutti di sangue. Qui tante vite sono soppresse. E il grido di questi bambini sarà cospetto di Dio. Non possiamo poi lamentarci dell'epidemia, dei mali, dei terremoti, delle guerre, che sono un ammonimento per noi. Non spargetevi sangue, non spargetevi sangue, perché il sangue grida vendetta al mio cospetto. O Signore Gesù, martire, che hai versato il tuo sangue prezioso per tutto il sangue dei sparso, che grida vendetta al cospetto di Dio. O sangue di Gesù, che vieni sparso così incruentemente ogni mattina in tutti gli altari del mondo, in tutte le messe che si celebrano. O sangue di Gesù, placa l'ira di Dio per il sangue innocente sparso dagli uomini qui sulla terra. O Gesù, tu in tutte le messe che si celebrano in tutto il mondo, ogni giorno, tu versi incruentemente il tuo sangue, il sangue che non si vede, ma che noi sacerdoti diciamo. Questo è il sangue della nuova alleanza, sparso per voi, per la remissione dei peccati. Tu ancora, Signore Gesù, in tutte le Eucaristie, spargi il tuo sangue innocente in remissione dei nostri peccati. Ed è per il tuo sacrificio che noi siamo salvati, è per il tuo sacrificio che germoglia la speranza. Al grido di Rachele risponde il Signore, consolati Rachele, perché c'è ancora una speranza per te. I tuoi figli ritorneranno, i tuoi figli rivivranno, perché la misericordia di Dio è più grande dell'insipienza e dell'odio degli uomini. Noi dobbiamo gridare a Dio, nostro Padre, e dobbiamo offrire in questo giorno il sangue del suo figlio, perché soltanto il sangue del suo figlio può placare la sua ira, può ricompensarlo del sangue degli altri figli sparso qui sulla terra. Ma diceva Pietro, nel discorso è tenuta la folla una parola, e ci fu una risposta proprio dalla folla che si batteva il petto. Questo Gesù che Dio gli ha dato per la vostra vita, voi l'avete consegnato nelle mani degli empi e l'avete crocifisso, l'avete ucciso. Voi cosa dobbiamo fare allora? Pentitevi dei vostri peccati. In ogni bambino morto, in ogni bambino ucciso, uccidiamo Gesù. E siamo tutti noi che cooperiamo o con la nostra indifferenza, o con la nostra noncuranza, o con una civiltà omicida. Noi cooperiamo ad uccidere Gesù. Lo uccidiamo mille volte, lo crocifiggiamo mille volte in tutti gli uomini che vengono uccisi, in tutti gli innocenti che vengono immolate sull'altare. Pentitevi dei vostri peccati, pentiamoci dei nostri peccati, gridiamo al Signore e rifugiamoci sotto il sangue di Gesù. L'unica protezione nostra, l'unica speranza nostra è il sangue di Gesù sparso per i nostri peccati. È Gesù che grida al Padre: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E Gesù, il grande orante, che con il suo sacrificio implora misericordia per noi. Uniamoci a Gesù in questo momento, rifugiamoci sotto l'ombra delle sue ali e con lui gridiamo al Padre perché perdoni il peccato del mondo. Padre del cielo,
Padre della vita, amante della vita, tu hai dato la vita e noi sopprimiamo la vita. Padre del cielo, perdona il peccato dell'umanità, perdona noi tutti, perché tutti abbiamo le mani lordate di sangue, chi in una maniera e chi in un'altra, chi poco e chi più, tutte le nostre mani sono quelle di Caino, lordate di sangue di Abele. Padre del cielo, perdona il nostro peccato, il peccato di tutta l'umanità, per quella solidarietà che ci avvince, come nel bene e così nel male. Padre del cielo, tutti siamo rei come una famiglia umana, del sangue sparso, del sangue di famiglia, del sangue della famiglia umana. Abbi pietà di noi e perdoni il nostro peccato, il peccato del mondo, per il tuo figlio che si è immolato per noi e si immola continuamente per noi. E va, o Signore, che noi amiamo la vita, amiamo la vita, amiamo Gesù. In ogni uomo che nasce in questo mondo è Gesù che nasce, e rispettiamo Gesù, amiamo Gesù tuo figlio, e alla civiltà della morte e dell'odio succede finalmente la civiltà della vita, la civiltà dell'amore. Padre Santo, manda il tuo Spirito su di noi, manda il tuo Spirito su di noi, che è Spirito di vita, Spirito che distrugga la morte, Spirito che ridona la vita. Fa sorgere, oh Signore, noi un nuovo desiderio forte di vivere e di fare risorgere i nostri morti. Spirito di Dio, scendici di noi, Spirito di vita, scendici di noi, perché questa tua forza, questo tuo calore ci dia la vita, perché questa tua luce spenga le tenebre, perché tu che sei la vita, spegne la morte. Spirito di Dio, vieni su di noi, Spirito del Padre e Spirito del Figlio, scendi su di noi.
tutti, tutti, tutti cantiamo. Voce dello Spirito, risuona in tutti i petti, fatti voce in tutti i presenti, Spirito di Dio. Spirito di Dio, che sei dato il bambino Gesù, Spirito di Dio, che sei dato colui che è la vita. Spirito di Dio, che sei dato Gesù, vieni, vieni in mezzo a noi. Io ridimo di mi alla nasci in tuo corso. Io via Ninia non che non hai ora nasce. Lui è la speranza nostra, la vita nostra, e Gesù, questo bambino è la vita. Spirito di Dio, che hai fatto nascere il bambino Gesù in mezzo a noi, datore di vita. Vieni, vieni in mezzo a noi. Io rinia non è nuvara un tu mi stanno non mi chiedi in tia na scirango te messo da tu ia nuna na io ecco Gesù agisce in mezzo a noi, il suo agito giunge ai nostri orecchi, è il vagito di colui che dà la vita. O vagito di Gesù, o vagito di Gesù che dai speranza e vita. Noi stiamo attorno a te, grazie o Spirito di Dio, che ci hai dato Gesù, ci hai dato il vivente. Anunana, 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 mognero. Tutti attorno a Gesù, tutto attorno a Gesù, tutto attorno alla madre della vita, tutto attorno alla nuova Rachele che porta Gesù, che è la vita. Tutti attorno e vediamo nello Spirito. Ianumane, Ianumane, Shuramonti, Ianumane, 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 è nata la vita in mezzo a noi, è nato Gesù in mezzo a noi, è nato l'avvenire dell'umanità. Noi non moriamo più, noi viviamo, vivremo per te. Tu sei il trionfo della vita sulla morte, tu sei il trionfo dell'amore sull'odio, tu sei il trionfo Gesù, e noi trionfiamo con te. Iuri da noi, mai avvenni a noi, ci ramanti a noi, noi diamo una lasciolo tu, ti rimindarà. Riscalda i cuori di tutti, Gesù. Riscalda i cuori. Apriamo i cuori, fratelli e sorelle. Gesù vuole nascere vivo dentro di noi, mediante lo Spirito Santo. Apri, lo Spirito Santo, i cuori dei fedeli che sono qui presenti. Fa nascere Gesù nei cuori. Fa nascere la vita nei cuori. Quella vita che non muore, non può essere mai uccisa. Spirito Santo, apri i cuori degli uomini. Apri i cuori nostri e immetti Gesù, fa nascere Gesù la vita. Grazie Signore. Dodili. Teniamoci per mano, cantiamo la vita, cantiamo l'amore. Thank you.
tromperà. Ti ho perdonato il tuo peccato, se ami, io ti perdono, se molto ami, io molto ti perdono, se tu mi ami immensamente, io ti perdono immensamente. Grazie, grazie Signore. Gloria a te. Grazie Signore Gesù. E scusaci Signore Gesù di questa liturgia che abbiamo così imbastito secondo l'ondata dello Spirito che ha invaso i nostri cuori. E adesso, Signore, noi ci raccogliamo davanti a Te e imploriamo ancora una volta grazia per tutti i nostri fratelli, per tutte le nostre sorelle che hanno bisogno di Te. Imploriamo grazia, Signore, nella grande preghiera dei fedeli, a te fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, all'onore del tuo nome, e della nostra Santa Chiesa. O Dio, che fai dono della tua santità anche ai bambini che ne sono ignari, accetta questa offerta per il sacrificio e dà a quel cuore semplice e puro a noi che celebriamo i tuoi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con lo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi del nostro, mentre la luce nuova
del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili, e noi uniti agli angeli e arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sostieni, Signore, con la tua previdenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi nel suo cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha mai fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E adesso, fratelli e sorelle, dobbiamo disporci a offrire i nostri doni al Signore. I magi portano oro, incenso, mirra. Anche noi portiamo in questo momento al Signore, che è qui davanti a noi, l'oro della nostra carità,
nel nostro amore vicendevole, per cui deponiamo ai piedi di Gesù il nostro amore, con il perdono che diamo a tutti quelli che ci hanno fatto del male, con la promessa di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, e di amare Lui sopra ogni cosa, sopra ogni cosa. L'oro della carità. Offriamo a Lui l'incenso, che è la preghiera, le preghiere dei santi, dice l'Apocalisse, salivano come l'incenso davanti a Lui. Dobbiamo pregare di più. Una preghiera che salga come incenso, profumato davanti a Dio, e riempie la casa di Dio, la nostra casa, che è casa di preghiera, e il tempio dove noi siamo, che è casa di preghiera. Pregare di più, diventare casa di preghiera, luogo di preghiera. Diceva Gesù, bisogna pregare sempre, senza mai fermarci. Perdiamo troppo tempo in tante cose inutili, futili e dannose. Tempo sottratto alla preghiera. Perdiamo troppo tempo, tempo preziosissimo, che rimpiangeremo per tutta l'eternità. San Pietro d'Alcantara, comparendo a Santa Teresa, San Pietro d'Alcantara era il confessore, uno dei confessori di Santa Teresa, e la Santa la vedeva nella gloria del cielo, e se scendesse qui sulla terra cosa fareste? E a Pietro d'Alcantara diceva: io domanderei a Dio di darmi ancora un minuto per poter pregare e lodare, ancora un minuto, perché voi sulla terra non comprendete il valore del tempo, perché io con un minuto di gloria e di gloria data a Dio sulla terra mi procurerei tanta gloria ancora, tanta gloria nel cielo. Sfruttate i minuti che avete a vostra disposizione. Era l'ammonimento di San Pietro d'Alcantara a Santa Teresa di Gesù. Perdiamo troppo tempo a scapito della preghiera, che, come diceva Gesù, deve essere perenne dentro il nostro cuore. Vivere in un clima di preghiera, cioè di presenza al Signore, sia che ci mangiamo, sia che beviamo, sia che ci divertiamo, sia che siamo occupati nei lavori, bisogna sempre camminare alla presenza di Dio e non perdere mai il contatto con il sole che illumina il nostro cammino. Offriamo dunque la preghiera e offriamo anche la mirra, la mortificazione. Non c'è più mortificazione. Noi leggendo i libri dei santi così ci meravigliamo delle mortificazioni corporali che facevano, dei digiuni, delle penitenze, delle flagellazioni. Adesso tutto questo non c'è più. I digiuni si rarefanno, le penitenze corporali si rarefanno, mangiamo, beviamo a tutto spiano. Più mangiamo, più vogliamo mangiare. Più beviamo, più vogliamo bere. Più ci divertiamo, più ancora vogliamo divertirci. Divertimento, mangiare, bere. E dov'è la mortificazione? Dov'è ridurre il proprio corpo in servitù? Lo diceva Paolo: io riduco il mio corpo in servitù. Lo castigo, perché corro il pericolo che, predicando agli altri,
io sia reprobo, io sia dannato, se non faccio penitenza e non riduco a schiavo il mio corpo. Ed era Paolo che sentiva il bisogno di fare penitenza, di schiavizzare il suo corpo, di negare i piaceri al suo corpo, di ridurlo a schiavitù per non correre il rischio di dannarsi. Lui. E noi mangiamo, beviamo, ci divertiamo, ci imbaccano. Dov'è la mortificazione cristiana? Dov'è la mortificazione dei sensi, della vista, sempre televisione, pornografia ed altre visioni? Dov'è la mortificazione dell'orecchio? Vogliamo sentire, ascoltare. E la mortificazione del gusto, della bocca, parliamo sempre. E mangiamo, 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 beviamo, degustiamo i cibi più prelibati e riponiamo la nostra gioia. Ah, che bella mangiata, ah, che bella bevuta, ah, mi sono sfogato, mi sono saziato. Mortificare l'olfatto, l'odore esilarante dei cibi, l'odore di tutte le altre essenze, e mortificare il tatto. Vogliamo tutte le comodità e tutti i piaceri. Dov'è la mortificazione? Gesù è mortificato. Se noi siamo come Gesù, dobbiamo ridurre il nostro corpo mortificato, portare la morte del Signore nel nostro corpo per portare poi la resurrezione. Allora diamo al Signore la mirra del nostro sacrificio e della nostra mortificazione, della morte ai sensi, e facciamo morire di fame tutti i 7 vizi capitali che hanno la bocca aperta per mangiare, e noi li nutrichiamo ogni giorno. Facciamolo morire di fame, perché non ci dominano, e nutriamoci della parola di Dio e del corpo di Cristo. Beviamo il sangue del Signore. E allora in questo momento noi offriamo a Gesù l'oro, l'incenso e la mirra. Ognuno di noi con le mani a gemelle, le mani a gemelle. Offro l'incenso della preghiera, l'oro della carità e la mirra del sacrificio e della mortificazione. E Gesù ci dà il suo dono, un dono di guarigione, questa mattina, questa sera, mattina, un dono di luce, un dono di amore, un dono di vita, luce per tutte le malattie mentali o situazioni di frastornamento. L'amore del cuore, col perdono vicendevole, e ci darà anche la guarigione del corpo, se noi siamo mortificati. Al dono dell'oro, il Signore ci darà l'amore, il dono dell'amore. Al dono dell'incenso, il Signore ci darà la luce e la quiete mentale. Al dono della mirra, il Signore ci darà la guarigione delle malattie. Soprattutto questa mattina, il Signore ci guarisce in tutti gli arti, i dolori che abbiamo. Persone che sono ammalate al fegato, alla milza,
che sono ammalati, i reni, che hanno osteoporosi alle ossa, le articolazioni. Il Signore tocca queste persone. Vuole venire incontro alla nostra mortificazione, guarendoci nel corpo, perché noi possiamo piegare le ginocchia davanti a Lui e ringraziarlo. E allora disponiamoci a questa offerta per dare a Lui e per ricevere da Lui. Sì, Signore Gesù, siamo qui questa mattina alla vigilia dell'Epifania. La Tua luce risplende su di noi, perché questa è una festa di luce. Tu ti sei manifestato a noi. Tu fai Epifania, cioè manifestazione di Te a noi. Sei il nostro Dio, il nostro Salvatore. Signore Gesù, rischiara la mente di tante persone depresse. Ci sono qui tante persone depresse. Rischiara la mente, dà la luce degli occhi, dà la quiete della mente. Guardando a Te, ricevene tanta luce. Signore, gradisci l'incenso che essi ti offrono, l'incenso della loro preghiera. Ascolta il nostro grido a Te, guarda tutti i nostri fratelli e sorelle depresse, scende la Tua luce nella loro mente, fa che vedano situazioni nella Tua luce ed abbiano la pace del cuore, abbiano la pace in famiglia, vedano in un'altra maniera. Guarisci, Signore, tutte le nostre depressioni, piccole e grandi. Sì, Signore Gesù, Tu stai toccando alcune persone depresse, stai dando tanta luce, tanta serenità. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Grazie. Signore Gesù, ecco, Tu ricambi il dono dell'oro, della carità, con il dono del perdono e il dono dell'amore. Tante persone che hanno il cuore freddo lo sentono caldo, tante persone gelide si sentono riscaldare il cuore, tante persone che avevano il cuore fermo lo sentono palpitare. È un segno sensibile di una grazia insensibile ma vera, di un rinnovato amore che il Signore dà a queste persone, che migliorerà tutta la loro vita. Il Signore risani il cuore di due persone ferite. Il Signore risana un cuore spaccato da due amori. Il Signore dà il perdono a un'anima, a una persona che ha il cuore lacerato. Ecco, il Signore risana tanti cuori in questo momento e dice a diverse persone: io sono il tuo perdono, io sono la tua pace, lascia che io poggi il mio cuore sul tuo cuore, io guarisco il tuo cuore, il mio cuore è acceso di amore, comunica questo fuoco al tuo cuore e il tuo cuore ricomincia a palpitare di amore per me, di amore per gli altri. Ecco, mi avete offerto la mirra, è una mirra amara, la vostra mortificazione, ed io vi guarisco da tutte le vostre infermità. Io guarisco le vostre ossa, guarisco un fegato malato che ha bisogno di trapianto e non avrà il trapianto perché io intervengo. Io guarisco una milza e una colicista infiammata. Io guarisco uno stomaco sfasciato.
E guarisco tre donne che hanno dei problemi nell'apparato sessuale. Io guarisco le ginocchia, le articolazioni di tanti di voi e vi metto forza, una forza nuova nel vostro corpo, perché possiate con agilità camminare. È un dono che vi faccio nel giorno della vigilia dell'Epifania. Grazie Signore Gesù, ti ringraziamo Signore Gesù. Tu vuoi che ringraziamo veramente te di questi doni e agitiamo così le nostre mani in ringraziamento a te e diciamo grazie Signore Gesù. Tutti quelli che sono stati colpiti dalle parole del Signore dicono grazie Signore Gesù, tu mi hai toccato e io sono guarito. Signore ha parlato, la parola di Dio non sarà ritardata a lungo, avrete subito coscienza, sensazione che Dio ha ascoltato la vostra e nostra preghiera e che ciò che è stato detto risponda a verità. Grazie Signore Gesù. E adesso Gesù passerà in mezzo a noi. Fate festa a Lui, chinate la testa, perché Lui vuole guardarvi. Quando passerà davanti a voi, abbiate la forza di guardarlo. Lui vuole fissarvi. Tante grazie interiori sono legate a questo incontro dello sguardo di Gesù col vostro sguardo. Attenti a questa parola. Se arrivate a guardare Gesù, nel momento in cui passa accanto a voi, sentirete qualcosa di nuovo nel vostro cuore e nella vostra vita. Adesso incomincerà la processione. Avverto che domani, vigilia dell'Epifania, domenica, c'è la Befana per i bambini. Tutti i bambini li vogliamo qui. 200, 300, 400, il numero deve essere grande, perché i bambini debbono fare festa a Gesù e Gesù vuole fare festa ai bambini. Voi grandi potete anche venire, portate se è possibile qualche panettone in più che vi avanza, qualche giocattolo in più che vi avanza, in modo da alleviare tanti e tanti bambini che ne sono privi. Incomincia la processione. Il fratello, la sorella, proprietaria della Fiat. Grande Redentore,
persone. Tu non hai avuto la forza di guardarmi. Hai chinato la testa, hai quasi chiuso gli occhi per non guardarmi. Il mio sguardo voleva essere uno sguardo di amore, non di rimprovero, perché io ti amo. Altre persone non hanno voluto guardare perché distratte, non mi interessa. Se tu mi avessi guardato, dice il Signore, quante cose sarebbero cambiate nella tua vita. Ma ecco, io sono qui davanti a te. Adesso guardami, guardatemi tutti. Io sono il vostro Salvatore. Chiunque mi guarda sarà guarito. Come Mosè, mostrando il serpente sull'asta nel deserto, faceva guarire tutti quelli che guardavano il serpente, così chi volgerà lo sguardo a me in questo momento sarà guarito dei morsi del serpente. Grazie. Grazie.